Questi sono i calori specifici molari sperimentali, quindi quelli veri, di diversi gas. Questa tabella è presa dal libro di Parodio Stili, Mochi Onori. I gas sono raggruppati in base al numero di atomi, quindi monatomici, biatomici, triatomici. Si vede quindi che i monatomici hanno più o meno gli stessi valori di calori specifici molari a volume e a pressione costante, anche i biatomici tra loro e i triatomici. I valori sono espressi in joule su mol Kelvin e nell'ultima colonna è riportato l'indice adiabatico, che è il rapporto tra Cp e Cv, che vedremo sarà utile per le trasformazioni adiabatiche. Anche il libro Amaldi riporta i calori specifici di alcuni gas a volume e a pressione costante, però lo fa per unità di massa anziché per mole, quindi joule non diviso mol Kelvin ma per ogni chilo. Sono quindi valori sperimentali e poi c'è anche qui l'indice adiabatico, il rapporto fra i due calori specifici a pressione e a volume costante. Ricordo che per passare, per esempio, dai calori specifici per unità di massa, cioè per chilogrammo, ai calori specifici per mole, bisogna applicare questa relazione. I calori specifici molari si ottengono moltiplicando i calori specifici per unità di massa per la massa molare, così come avevamo fatto prima nel caso del ferro.